Allora, buon pomeriggio, sono le 15 in punto e come avevamo preannunciato questa mattina, siamo in collegamento con la firma della Verità e di Panorama sulle questioni di politica internazionale, in particolare sugli Stati Uniti, Stefano Graziosi, che dovrebbe già essere in ascolto. Buonasera Stefano, come stai? Buonasera Daniele, tutto bene? Grazie mille e buonasera a tutti. Allora, l'invito è quello, non appena questa chiacchierata sarà finita, di trasferirvi sul sito di Panorama oppure di arrivarci attraverso i canali social, Twitter, Facebook di Panorama e andare a vedere il pezzo che da poche ore Stefano ha pubblicato sul primo dibattito dei democratici americani, non il primo in assoluto, ma il primo al quale ha partecipato anche l'attesissimo Michael Bloomberg, già sindaco di New York, multimiliardario, protagonista di una decina di giorni di inserzioni, martellanti, tutti dicevano: eccolo là. Stefano, prima di andare in onda, dicevamo una specie di schiaffo del soldato, ha preso schiaffi da tutti senza neanche rendersi conto di chi lo picchiava. Assolutamente, è stata una performance televisiva a dir poco disastrosa, e non solo per il dato oggettivo, tutti i giornali americani ne hanno parlato e ne stanno parlando, ma resa ancora più grave dall'alta aspettativa che questa partecipazione appunto al dibattito televisivo, il suo primo dibattito televisivo, aveva suscitato. Bloomberg, ricordiamolo, a livello nazionale quantomeno, negli ultimi giorni è in ascesa nei sondaggi, ha messo su una campagna elettorale a suon di dollari, insomma, abbastanza cospicui negli ultimi mesi, ha inondato le televisioni di spot elettorali e quindi ci si attendeva quantomeno una performance vagamente più solida a livello televisivo, anche perché voglio dire, era chiaro che data la sua potenza di fuoco in termini finanziari in questa campagna elettorale, gli altri candidati lo avrebbero bersagliato, non era una novità. Eppure lui, diciamo, non è stato minimamente in grado di reagire, ha subito qualsiasi cosa, dando delle risposte evasive, poco convincenti, talvolta balbettato. Non solo è stato ovviamente bersagliato dai rappresentanti della sinistra, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, questo era scontato, ma addirittura è stato, per così dire, messo nel sacco anche dall'ex vicepresidente Joe Biden, che ne abbiamo spesso parlato qui nei dibattiti televisivi. Non è che sia mai stato questo Certo. granché diciamo, di energia e di forza. Eppure Biden è riuscito ad inchiodarlo davanti ad alcune sue responsabilità, ad alcuni suoi commenti molto controversi, parlo ovviamente di Bloomberg, degli ultimi anni. Quindi, per carità, io non sono di quelli che giudica un candidato solo attraverso il dibattito televisivo. I dibattiti sono importanti, ma non è solo su quello che si giudica la campagna elettorale. Certo però che, insomma, vedere quello che molti addirittura già considerano il candidato democratico alla Casa Bianca nel 2020 in quelle condizioni questa notte, beh, insomma, un certo effetto lo fa. Allora, senza levare a chi ci segue il piacere, poi quando questa chiacchierata sarà finita, di andarsi a leggere il pezzo imperdibile di Stefano Graziosi, però insomma, vi anticipiamo: schiaffi da Sanders, schiaffi dalla Warren, schiaffi da Buttigieg, schiaffi da Biden, schiaffi dal pubblico su tutti i temi, il tema dei suoi investimenti, le donne, gli elementi razziali, e poi schiaffi nel dopopartita da Trump su Twitter, che si è divertito pure lui a maramaldeggiare, no? Assolutamente, e ha messo in evidenza, questo è un dato oggettivo al di là della valutazione politica, ripeto, che è stata una performance imbarazzante. Trump l'ha definita addirittura la peggiore nella storia dei dibattiti televisivi americani. Non so se siamo a questo punto, ma sicuramente ci si discosta veramente poco, anche perché il punto è anche questo. Sotto un profilo elettorale è noto che Mike Bloomberg vorrebbe nel 2020 replicare un po' la campagna elettorale che fu di
di Trump tra i repubblicani nel 2016, quindi anche lui, l'uomo di business, il miliardario, anche se tra parentesi ha qualche miliardo in più di un po' in più di Trump. Comunque, voglio dire, l'uomo che esce, da, cioè, si è fatto da sé, tra virgolette, che appunto entra in politica e da schiaffi ai politicanti di Washington e risolve la situazione. Piccolo dettaglio, anzi due piccoli dettagli rispetto al caso di Trump. Nel 2016 Trump nei dibattiti si batteva come un leone contro tutto e tutti e riusciva a tenere testa 4, 5, 6, 7 candidati avversari contemporaneamente. L'altro elemento è che Trump nel 2016 esperienze politiche di fatto non ne aveva avute, c'era stato qualcosina nel 2000 con i Report Party, ma roba veramente quisquilie. Bloomberg è stato sindaco di New York per oltre 10 anni e sindaco di New York ovviamente ha un'esposizione anche di tipo politico che va al di là della semplice sfera amministrativa. Quindi è ovvio che quello è un bagaglio, tra virgolette, che Bloomberg si porta avanti, si porta dietro, perdonami, si porta dietro nel bene e soprattutto nel male, perché poi è ovvio che lui adesso cerca di sconfessare tutta una serie di misure adottate allora, di affermazioni pronunciate allora, ma no, non risulta particolarmente credibile. Ecco, la prima domanda l'hai già affrontata e quindi ci siamo liberati della faccenda. Il confronto con Trump 2016, lui un leone nell'arena, e quest'altro, diciamo, la figura l'abbiamo vista. Però ho altre due domande da porti. La prima, ma nel momento in cui tu, diciamo, fai un battage pubblicitario così clamoroso, alzi l'asticella così tanto, e poi la prima performance è così negativa, rischia, diciamo, ora il 100% degli americani sa che Bloomberg è candidato. Ora non sarà il 100% degli americani, ma una percentuale piccola piccola ad avere visto la trasmissione di ieri, però non così piccola da, diciamo, da non rovesciare in negativo tutta quell'attesa che si era creata. Ma non sarà che la sua campagna è finita prima di cominciare? Ma la mia domanda è se questa campagna sia mai iniziata veramente, nel senso che io dubbi su Bloomberg, diciamo così, li nutro già da no, fine Ce l'hai novembre, inizio raccontato. dicembre. Vediamo adesso quello che succederà, tanto a ben vederci corre poco, visto che il 3 di marzo con il Super Tuesday finalmente si confronterà con le urne. È ovvio che Bloomberg ha alcune, come dire, alcune frecce al suo arco non indifferenti, a partire appunto, vi dicevo, dalla potenza finanziaria di cui dispone, superiore ai 50 miliardi di dollari. Però dall'altra parte bisogna anche mettere in evidenza alcuni elementi critici della sua campagna elettorale che adesso trascendono il disastroso dibattito di questa notte. Innanzitutto questa, come dire, questa sovraesposizione, tra virgolette, sotto il profilo finanziario non è detto che lo avvantaggi, perché comunque abbiamo visto la presenza dei multimiliardari in politica viene sempre più criticata dagli elettori americani, soprattutto dalla sinistra americana, anche se non solo, e lui comunque è candidato alla nomination democratica. Lui cerca di presentarsi come Trump nel 16 come una sorta di candidato anti-establishment, ma non ci crede granché, la gente non ci crede molto, perché lui, insomma, con l'establishment ha sempre avuto delle profonde connivenze, sia con quello repubblicano, perché lui è stato repubblicano per diversi anni, e poi con quello democratico. Non dimentichiamo che anche questo suo trasformismo, prima democratico, poi repubblicano, poi indipendente, poi di nuovo democratico, non è che venga troppo ben visto dall'elettore americano medio. E poi c'è un tema di proposta politica, come posso dire. Ora sono 2 o 3 settimane che i giornali americani stanno facendo le pulci a Bloomberg, facendo riemergere un po' tutte le sue dichiarazioni controverse negli ultimi 10-15 anni, quando ci fu per esempio il colpo quasi afroamericani sotto alcuni aspetti della crisi del 2008, perché sostenne che la crisi del 2008 era stata dovuta nei fatti all'abolizione di una pratica
considerata discriminatoria contro gli afroamericani. È uscito un video, ne abbiamo scritto proprio stamane sulla verità, un paio di giorni fa, in cui lui dice, lascia intendere che gli anziani, 95 anni, non dovrebbero usufruire della sanità pubblica qualora si ritrovassero con un tumore alla prostata. Insomma, una serie di affermazioni di questo tipo. E attenzione, queste affermazioni non sono gaffe, No, come quelle di sono Biden, che appunto lo chiaro. sappiamo è notorio gaffer e qui ne abbiamo spesso parlato, sono affermazioni sicuramente controverse, ma che hanno una loro coerenza, esprimono una determinata visione della politica, che è la visione di un businessman tecnocrate che considera lo Stato la stregua di un'azienda. E attenzione perché, nonostante qualcuno anche in Italia cerchi di far passare la candidatura di Bloomberg romanticamente come quella di un liberale redivivo, per quanto mi riguarda e per quel poco che conosco la storia del pensiero liberale, Bloomberg di liberale non ha assolutamente nulla. Perché tu mi insegni, Daniele, che il liberalismo, penso a Fonaglia, che insomma non aveva molta simpatia, non ha mai avuto molta simpatia verso la tecnocrazia, verso lo scientismo, e Bloomberg va in quella direzione. Quindi per lui la politica è una questione di costi-benefici, come posso dirti, quindi liberale in senso stretto, filosofico, di visione, non ha nulla. E questo, concludo, gli elettori americani, credo, almeno in buona sostanza, potrebbero capirlo presto se non lo hanno già capito. Senti, e arrivo alla domanda finale scendendo molto di livello e tu perdonerai il livello bassissimo della domanda. Ma insomma, tra cose dette ora, cose dette in passato, e peraltro, come tu dici, non sono così voci dal sen fuggite, ma sono sue tesi profonde. Lui, scusa la parola, ha fatto incazzare gli anziani, le donne, le minoranze etniche, gli ammalati, quelli più di sinistra del Partito Democratico, ma alla fine della fiera chi dovrebbe votarlo? I suoi amici di New York? Beh, il problema dei candidati newyorkesi, e Trump su questo è sempre stato un'eccezione perché ha avuto una candidatura tipica, ma i candidati newyorkesi hanno sempre questo problema, sono candidati sia repubblicani che democratici, sono autoreferenziali e vedono in New York il centro del mondo, per cui vanno fortissimo appunto nello stato di New York, magari un po' nel New England, sicuramente in California, ma al di fuori di queste realtà, cioè io mi chiedo sempre, ma Bloomberg, cioè, o meglio, la metto in questi termini, ma un operaio della Rust Belt, un operaio del Michigan, dell'Ohio, del Wisconsin, della Pennsylvania, un operaio che tendenzialmente o vota Trump o vota Sanders, perché dovrebbe votare Bloomberg? Un agricoltore dell'Iowa, visto quello che poi Bloomberg ha detto degli agricoltori qualche anno fa, prendendoli in giro come categoria, ma al di là di quello, voglio dire, ma perché un agricoltore dell'Iowa dovrebbe votare Bloomberg? Cioè, qual è il valore aggiunto che una candidatura come quella di Bloomberg può dare a queste classi sociali? Perché alla fine io credo che nelle elezioni americane bisogna ragionare in questo modo. Perché, cioè, nel momento in cui l'economia, almeno ad oggi, vedremo domani, ma va come va e va bene in America, il tasso di disoccupazione è bassissimo, il più basso dalla fine degli anni 70. Che bisogno c'è, anche fosse costui un genio, del businessman che scende in politica per risolvere i problemi? Cioè, è questo il punto. Secondo me sta proprio sbagliando la tipologia di candidatura. Questa candidatura l'avrebbe potuta prendere in caso 4 anni fa, quando infatti Trump uscì fuori. Ma oggi, sinceramente, la vedo un po' anacronistica. Detto ciò, lui adesso sta puntando tutto a cercare di, nel cercare di accattivarsi le simpatie degli elettori afroamericani. Lui punta soprattutto a prendersi quegli elettori afroamericani che sono delusi da Joe Biden, perché insomma Biden non sta andando bene, lo sappiamo, abbiamo parlato delle debacle in Iowa e New Hampshire. E quindi lui sta in qualche modo cercando di intercettare quei voti e poi, entrando in scena soltanto il super martedì, spera di ottenere un sacco di delegati in Texas e in California. Vedremo se ci riuscirà, però, come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino, boh, io qualche dubbio ce l'ho. Domanda conclusiva, siamo proprio in super chiusura e tutte queste cose però Stefano dobbiamo raccontarle a quello che io chiamo l'inviato unico, il corrispondente collettivo italiano che invece, ah, Bloomberg finalmente, e ora chi glielo dice ai nostri
amici dei giornaloni, con grande Ma rispetto, con grande rispetto. guarda, come ti accennavo prima, c'è chi lo sta presentando in una maniera romanticamente liberale e lo fraintende, o finge di fraintenderlo, e c'è addirittura chi, pur di trovare qualcuno che possa eventualmente sconfiggere Trump, punta su di lui comunque. Certo. Non si rende conto, chi ragiona in questo modo, che se proprio dobbiamo andare a parlare di distinzioni con l'etichetta destra-sinistra, Trump è più a sinistra di Non c'è Bloomberg, dubbio, perché se andiamo a vedere quello che Trump dice sulla sanità, non c'è dubbio. voglio dire, Trump sulla sanità ha detto che vuole abbassare il costo dei medicinali, che vuole salvaguardare i pazienti con condizioni preesistenti, l'ha detto sia nel budget, sia durante il discorso nello stato, sullo Straordinario. Stato dell'Unione, lo ha detto. Quindi su welfare state Trump è molto più a favore della difesa dei diritti sociali di quanto ad oggi non lo sia Bloomberg e di quanto Bloomberg ha sempre detto negli anni passati. Come sempre, Stefano Graziosi, illuminante. E ora, per completare il ragionamento, la preghiera è quella di passare sul sito di Panorama, panorama.it, oppure di arrivarci attraverso i canali Twitter e Facebook di Panorama e trovate il pezzo fresco fresco di Stefano Graziosi che approfondisce i temi di cui qui ci ha fatto una specie di teaser audio. Grazie a Stefano Graziosi, grazie caro Stefano, ci sentiamo la prossima Grazie settimana. Daniele, a presto. E grazie a chi ci ha seguito con l'ulteriore preghiera, se vorrete, di seguirci domani mattina alle 7 per la rassegna, ma soprattutto poi di passare in edicola e prendere La Verità e Panorama. Buon pomeriggio a tutti.